Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi, come avete detto dal titolo e avete visto dalla miniatura, andremo a fare una schedina della giornata di Serie A. Ma attenzione, perché non sarò io ad andare a fare la schedina, ma saranno i miei amici influencer, i miei amici youtuber, tiktoker. Sarà compito loro di gestire la mia schedina e quindi automaticamente i miei soldi e la mia possibile vincita sulla giornata di Serie A. Ogni influencer dovrà decidere che cosa mettere in una partita e tendenzialmente daremo allo youtuber in questione la partita della propria squadra del cuore. Dovranno metterla puntata seriamente, come se fosse la loro di schedina, e non possono andare a mettere cavolate. Però ragazzi, mi raccomando, prima di iniziare con il video lasciate un bel like di supporto e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Detto questo ragazzi, prima di tutto andiamo a vedere quali saranno le partite su cui andremo a scommettere in questa giornata di campionato di Serie A. Come state vedendo dalla schermata, queste sono le partite della 14ª giornata di Serie A Team, ovvero Monza Juventus, che è questa sera, Genoa Empoli, Lazio Cagliari, Milan Frosinone, Lecce Bologna, Fiorentina Salernitana, Udinese Verona, Sassuolo Roma, Napoli Inter e si finisce con Torino Atalanta. Le partite su cui vorrei andare a scommettere per coprire un po' tutti gli influencer sono innanzitutto la Juve. Poi andiamo a prendere Milan Frosinone. Il Milan gioca in casa, vediamo un po' cosa può andare a fare, anche se in un periodo assolutamente no. Poi direi Fiorentina Salernitana, anche qua la Fiorentina gioca in casa e potrebbe essere abbastanza abbordabile per la Fiorentina la partita in casa, ma attenzione alla Salernitana che ogni tanto stupisce. Poi direi che ci andiamo a giocare la partita della Roma, quindi Sassuolo-Roma di domenica alle 6, ed infine le ultime due andiamo a prendere Napoli-Inter e Torino-Atalanta. Napoli-Inter impossibile da non giocare, il big match di questa giornata, quindi va giocato assolutamente. Torino-Atalanta direi, anche se è lunedì alle 20:45, dovremo aspettare un po', la schedina ricopre un po' troppi giorni effettivamente, perché si va dal venerdì al lunedì, però ci sta, la giochiamo perché comunque è una bella partita. Andiamo a fare l'audio al primo influencer in questione. Per quanto riguarda la partita Monza-Juventus, abbiamo scelto come influencer Rock. Qualcuno lo seguirà magari su TikTok, molto famoso per le sue clip assieme alla mamma, molto divertenti, e il suo cane Brian, bellissimo, Labrador. Andiamoci a fidare a lui, facciamogli l'audio e andiamogli a chiedere su che cosa dobbiamo puntare. Ciao Rocco, io sto registrando un video per YouTube in cui sono gli influencer a decidere per me la mia schedina di Serie A. Per la Juve, per Monza Juve, chiedo a te, che cosa devo andare a giocare? Decidi tu, a te la scelta. Per la seconda partita Milan Frosinone ci rivolgiamo all'influencer, o meglio YouTuber Henry Lazza, che molti di voi sicuramente conosceranno. Andiamo a chiedere che cosa dobbiamo puntare sulla partita del suo caro e amato Milan. Ciao Henry, come va? Tutto bene? Sarebbe compito tuo dirmi un tuo pronostico per la partita del Milan. Cosa devo puntare? 1, X, 2, gol, no gol, over 1.5, quello che vuoi tu. Aspetto tua risposta. Prossima partita Fiorentina-Salernitana, andiamo a chiedere il pronostico a Edoardo Romero, uno degli influencer più conosciuti sul web, soprattutto su TikTok, per quanto riguarda la Fiorentina, quindi sarà compito suo darci il pronostico sulla sua squadra del cuore. Ciao Edoardo, dici tu nella maniera più sincera possibile cosa dobbiamo andare a mettere. A te la scelta, grazie mille Edo. Per la prossima partita Sassuolo-Roma andiamo a chiedere il pronostico al buon e caro veterano di YouTube, nonché forse lo youtuber più conosciuto per quanto riguarda il mondo calcistico della Roma, Seedwolf. Andiamogli a chiedere a lui un pronostico, andiamogli a chiedere che cosa dobbiamo puntare sulla sua magica Roma. Ciao Sick, che cosa ci consigli di mettere? Dacci un tuo pronostico, a te carta bianca e ci affidiamo a te. Penultima partita Napoli-Inter, andiamo a chiedere all'influencer FuseGamer che cosa dobbiamo andare a puntare sulla sua squadra del cuore. Io so già che lui è scaramanticissimo, la scaramanzia fa proprio parte di Fuse. Andiamo quindi a Fuse invece che cosa ci consiglia per questo big match, credo molto 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 sentito per lui. Ciao Fuse, come va? Che cosa ci proponi? Che cosa dobbiamo andare a giocare su Napoli-Inter? Dacci tu la quota che vuoi, a te la scelta, ovviamente nella maniera più sincera possibile, seria possibile, senza le varie scaramanzie. Anzi, davvero, come pensi che possa finire Napoli-Inter? E per ultimo andiamo invece ora a chiedere a Massimiliano Terranova, l'influencer del Toro, come pensa che finirà Torino-Atalanta. Ciao Massimiliano, dici cosa andresti a giocare per Torino-Atalanta? 1, X, 2, gol, no gol, over 1.5, decidi tu la quota. A te la scelta e a te l'onore di farci eventualmente vincere o non vincere la schedina. Hai questa responsabilità, quindi sii serio. Tutti gli audio sono stati inviati, aspettiamo le risposte degli influencer con le loro clip video e andiamo poi a vedere che cosa ci hanno consigliato e come uscirà la nostra schedina. Ok ragazzi, ci siamo, abbiamo le clip degli influencer, hanno decretato i loro verdetti sulle partite, partiamo da Monza Juventus e andiamo a vedere che cosa dovremo andarci a giocare. Andiamo a vedere la clip che ci ha mandato Rock. Monza Juve è una bella responsabilità.
perché il Monza non ha mai perso quest'anno in casa in Serie A. Quest'anno il Monza bene in casa. Considerando anche che l'anno scorso la Juventus ha ottenuto 0 punti contro la squadra all'altro. E ce lo ricordiamo. Quest'anno opterei per un X2 con multigol 1-5. Ok. Speriamo. Quindi la Juve può pareggiare o vincere e durante la partita devono esserci dagli 1 ai 5 gol. Andiamo con la seconda clip, andiamo a vedere che cosa dobbiamo giocare invece per Milan Frosinone. Ciao brother, ti eccolo qui. Dal letto, non ci voglio mettermi sulla sedia. Comunque, tranquillo, nessun problema. Milan Frosinone per me finisce X, momento no del Milan. Aia, X è tosto, invece, eh. Anche se presso il 2-0 con l'Inter due settimane fa, se Di Marco non trovava quel gol là, secondo me... anche io comunque se la giocavano fino all'ultimo e quindi è stata una bella partita e Frosinone attenzione X. Metti X, X. Sperando che non sia un 2 no per la schedina speriamo X l'1 no. No, per la schedina va bene l'X. Prossima clip, andiamo a vedere cosa dobbiamo andarci a giocare invece in Fiorentina-Salernitana. Attenzione che questa qua è tosta e andiamo a vedere il verdetto di Edoardo Romero. Eccomi qui con il pronostico Edo. Sulla mia Fiorentina. Io non scommetterei mai sulla mia viola, ma mi tocca farlo. Ti tocca? Io oggi ti tocca. Dico che secondo me vediamo l'esito sarà 1X. 1X? Se vogliamo dirla tutta, anche multigol casa 1-3. 1X multigol 1-3. Andiamo avanti quindi con Sassuolo-Roma con la clip del buon e vecchio Seacolf, che sono davvero curioso di sentire che cosa ha detto, perché lui so già che è scaramanticissimo e difficilmente si sbilancia con pronostici, soprattutto poi sulla Roma, quindi andiamo a vedere che cosa ci ha detto Seacolf. Via. Allora, se tu mi chiedi questa cosa è perché mi vuoi male. Ecco, l'ho appena detto, fa un pronostico sulla Roma più o meno è come, non lo so, prendere questo pugno e infilarselo. Non è facile giocare la Roma, infatti. Sono un dio generoso e quindi ti farò il pronostico. Tanto più Sassuolo Roma. Secondo me non vinciamo, ma soprattutto secondo me vedremo una marea di gol. E fu così che finì 0-0. Sicuro. Io ti dico che secondo me la partita è 1x più over 1.5. Quindi la Roma quindi gioca contro la sua Roma. Che la Roma vince a Sassuolo, ma quando mai? E vediamo almeno due reti, perché io dubito che se dormiremo in piedi. Questo è il mio pronostico. Poi se ti piace bene, se non ti piace, piatela no. No, Sik, no. Ok, quindi gioca contro la sua Roma, Sik. Quindi secondo il suo pronostico, il Sassuolo o vince o pareggia. Tosta questa, tosta secondo me, perché invece, dico la mia, la Roma invece va a Reggio Emilia e vince o pareggia. Io avrei giocato all'inverso, avrei giocato X2. Andiamo con il big match di giornata, Napoli-Inter. Vediamo che cosa ci ha detto il nostro buon vecchio Fuse Gamer. Vediamo che cosa dovremmo andarci a giocare su questo big match del suo grande Napoli con Mazzarri, che sembra avere un po' una marcia diversa. Ciao Pepe, allora ciao Fuse. Un grande saluto, allora mi chiesto il pronostico di Napoli-Inter. Non mi voglio sbilanciare troppo, ma io credo che questo pronostico sia sicuro. Sicuro? Io ti dico un gol. Gol? Credo sia una partita abbastanza quindi aperta. Segnano sia Napoli che Inter. Potrebbe uscire un X, però... lascia stare l'X, ti dico gol. Solo gol. Va bene? Andiamo di gol, ma... il Fius ci dice che potrebbe anche uscire un X. Però dico, me lo accollo questo gol. Me lo accollo, secondo me potrebbe tranquillamente finire tipo 2-1 Inter, 3-1 Inter, 2-1 Napoli, 1-1. Mi piace. Ho un po' paura, perché Napoli arriva dalla Champions contro il Real. Però ha fatto due gol al Bernabeu, dai, in casa contro l'Inter non ne fa almeno uno. Quindi ci andiamo a giocare gol in questo big match di giornata. Andiamo invece all'ultima partita, ovvero Torino-Atalanta, e andiamo a sentire che cosa ci ha detto il nostro buon Massimiliano Terranova. Andiamo un po' con la clip. Allora, Ben, mi hai chiesto il pronostico per Torino-Atalanta. Secondo me sì. Il tempo che c'è Torino in questi giorni è premonitore per il risultato. Fa brutto, eh? Per confermo. X2 Atalanta, perché il Toro non X2. È un po' di forma. Quindi secondo me o pareggio o vittoria dell'Atalanta. Ok, quindi X2. Lui avrebbe stato conciso, veloce, in 10 secondi, pam pam. Il Toro non vince. X2, o pareggia o vince l'Atalanta. Mi piace perché non è in grande forma il Torino. Anch'io avrei giocato comunque più a favore dell'Atalanta che non a favore del Toro. Ci accogliamo tranquillamente questo X2 che ci ha dato il nostro Max Terranova. Detto questo, ragazzi, abbiamo tutte le componenti, abbiamo tutti i pronostici. Andiamoci a giocare la schedina e vediamo fuori che cosa esce.
Monza-Juventus, quello che ci è stato detto è di giocare X2 più multigol 1-5. Io sto guardando qua e la quota è 1,35 e l'abbiamo selezionata. Invece Milan-Frosinone ce l'abbiamo qua, semplice. Semplice, semplice, l'X che ci dà Harry è quotato 4,75. Quindi non so se Harry è stato un po' scaramantico, però lui ci ha detto di puntare sull'X, perché probabilmente vede il Milan in uno stato un po' così, ed effettivamente è così, e vede bene il Frosinone. Quindi un buon X a quota 4,75. Devo dire, Harry, se dovessi beccare l'X a quota 4,75, chapeau per te. Niente ragazzi, allora Edo ci avrà detto di giocare 1X più multigol 1-3 casa, ma io purtroppo sullo sito di scommesso sono stato 10 minuti a cercare questa quota, ma non la trovo. Per andare a fare più o meno la stessa giocata sua, andiamo a mettere 1X più multigol, anziché lui avrei visto che lui aveva detto 1-3 casa, io andrei a mettere in totale multigol 1-5 o 1-4. Quota 1,33. Mi dispiace ragazzi, volevo mettere la quota che giustamente ci ha detto Edo, ma non l'ho trovata. Andiamo quindi a mettere Sassuolo Roma con il prossimo che ci ha dato Sequel, ovvero 1x più over 1,5. Quota 2,20. Alcune quote che sono state scelte devo dire che non sono per niente basse. Napoli-Inter, andiamo a selezionare il nostro gol. Quota 1,55. Che devo dire, una quota niente male, eh? Una quota più che onesta e più che fattibile. E per concludere andiamo a mettere a Torino-Atalanta X2, come ci ha detto appunto Massimiliano Terranova, quota 1,35. Quota totale di 39,26, quindi niente male con 6 partite una quota di questo tipo. Ora non uscirà mai, quindi può essere pure 150 la quota, ma se poi non esce a cosa te ne fai? A nulla. Però non si sa mai, noi ci affidiamo ai nostri influencer. Io direi che ragazzi in questa schedina ci andiamo a mettere 8 euro. Con 8 euro esce 336 euro, non uscirà mai. Però per il content 8 euro li spendiamo, 8 euro li mettiamo. Non sono sicurissimo assolutamente, già a partire dalla Juve che ho tantissimi dubbi per la mia Juventus che vada almeno a pareggiare a Monza, visto che ho ancora l'incubo della scorsa stagione. Passando poi per il Milan Frosinone X che secondo me finisce 1. Fiorentina Salernitana devo dire che mi piace, ma non faranno neanche un gol. Così come Sassuolo Roma che finirà probabilmente tipo 0-0, visto che Sica ha detto che si vede una partita con molti gol, anche lì finirà 0-0, 1-0, una roba del genere. Napoli-Inter abbiamo messo gol, finirà tipo 5-0 per l'Inter, Napoli non farà neanche gol o l'Inter non farà neanche un gol sicuro. E poi il Torino invece farà l'incredibile partita contro l'Atalanta e andrà a vincere e neanche a pareggiare, quindi neanche quella uscirà. La andiamo a scommettere, quindi scommettiamo la schedina, scommessa prenotata. E quindi ragazzi, questa qua che state vedendo in questo momento è la schedina che hanno deciso gli influencer per la 14ª giornata di Serie A Team. Incrociamo le dita e speriamo in bene, vediamo se ci avranno consigliato bene, chi ci avrà consigliato bene, chi ci avrà consigliato male, lo scopriremo lunedì sera. Detto questo ragazzi, vi ringrazio a tutti per la visione, ringrazio ovviamente gli youtuber per aver partecipato, mi raccomando vi lascio il link dei loro canali principali qua sotto nella descrizione, qualora non dovesse conoscerli andateli a seguire sui loro social. Se volete altri contenuti di questo tipo ragazzi, mi raccomando fatemelo sapere qua sotto con un commento, ditemi se questo video vi è piaciuto, mi raccomando lasciate anche un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!